In diretta dal Palafiori di Sanremo per lo spazio Book Sprint Edizioni è con noi Vitaliano Amiconi. Ciao, benvenuto Vitaliano. Altrettanto, grazie. Le false verità, 70 anni d'Italia, al vetriolo. Perché al vetriolo? Perché è un libro cattivo, nel senso che è controcorrente, perché nel libro cerco di dimostrare che tanti fatti veri sono stati poi variamente e falsamente riportati nel corso degli anni, sono diventate delle verità, però secondo me sono rimaste bugie, insomma. Quindi ecco questa duplice, la falsa verità, le falsità che, dei fatti che poi sono diventate verità, e io cerco di smontarne alcune perché mi sembra che siano importanti, importante far conoscere specialmente ai giovani che una parte della storia d'Italia dall'8 settembre del 43 ad oggi è stata falsata per interessi naturalmente di parte, per interessi politici. Cioè, preciso che non c'ho nessun interesse personale a fare questa rivisitazione della storia, ma è solo un desiderio di verità, ecco, che mi è venuto proprio inarrestabile da un episodio che narro nella prima parte, quando un mio amico mi domandò, riferendosi a Salvo D'Acquisto, che aveva visto sull'intitolazione di una caserma, chi fosse e perché aveva questa intitolazione. Io gli spiegai che era quel brigadiere dei carabinieri che si era sacrificato presentandosi al comando tedesco come autore di un attentato che non aveva fatto, per salvare la vita di 10 ostaggi che erano stati presi e si era quasi per fucilarli, e lui fece in tempo a risolvere il problema. E sembrò che la cosa finisse lì, invece poi dopo qualche tempo, considerazione, mi domandò: ma come mai allora agli autori dell'attentato di Via Rasella è stata data la stessa medaglia d'oro? C'è una differenza, certo. Uno si è sacrificato per non far fucilare e gli altri invece hanno provocato non solo un attentato con 35 morti, ma addirittura poi una strage che forse poteva essere evitata. Effettivamente da questa incongruenza è nata l'idea di questo libro, e ne è venuta poi di seguito tutto il resto, perché ho parlato naturalmente di Costituzione, di rinascita dello Stato, di come è stata trattata l'Italia nel dopoguerra, perché forse non tutti sanno che l'Italia era entrata in guerra con la Germania, alleata della Germania, e a un certo punto l'8 settembre del 43 cambiò strada, diventò alleata degli angloamericani e nemica della Germania. L'unica questione che poteva essere tranquillamente accettata è che in Italia c'era un esercito tedesco, e quindi fu una improvvida dichiarazione di guerra ad un nemico che stava già in casa, e da questo è nato tutta una serie di conseguenze, ivi compreso poi tutto quel disastro che c'è stato nel dopoguerra tra le forze tedesche che presidiavano l'Italia e naturalmente quelli che si opponevano, e da qui è nata poi la resistenza, i partigiani. E anche questa è un'altra verità falsata, perché nell'8 settembre del 43 gli invasori non erano i tedeschi, erano gli angloamericani, soltanto che in una notte gli invasori sono diventati alleati e gli alleati sono diventati invasori. Anche questo è un falso, perché ha avuto delle conseguenze non soltanto sul piano storico, ma anche sul piano della vita dell'Italia, che è stata poi trascinata in una guerra, certo, che è durata quasi 2 anni e che ha provocato altri disastri, altri morti, altre purtroppo vendette da una parte e rappresaglie dall'altra, insomma. E non soltanto storie, in effetti, non solo noi poniamo dei punti interrogativi su alcuni fatti storici, ma in questo libro scriviamo anche tanti altri racconti. Sì, perché si potrebbe dividere in 3 o 4 parti questo libro. La prima parte è questa di chiarificazione dei fatti dopo l'8 settembre, poi ce n'è un'altra che invece riguarda la mia esperienza professionale. Io sono avvocato esercito da 60 anni,
E giudice onorario anche. E ho fatto per 20 anni il pretore onorario a Roma, prestando la mia attività alla giustizia. In questo campo ho avuto tante soddisfazioni, tanto lavoro, tante, e anche tante esperienze che mi hanno fatto conoscere forti un po' il carattere degli italiani. Insomma, qualcuno di questi l'ho riportato in 2 o 3 episodi nei quali si vede, si cerco di far vedere questi lati del carattere degli italiani, che sono bravissimi. Se si unissero, noi, se veramente riuscissimo ad essere un popolo, potremmo fare grandissime cose. Invece siamo pieni di contraddizioni. Sì. Le faccio un esempio che può sembrare il più, diciamo, ma noi ci vantiamo come popolo di avere l'80% del patrimonio mondiale della cultura. Sì. E poi in contraddizione l'80% degli italiani non visita i musei. Quindi siamo orgogliosi di una cosa che poi non sappiamo apprezzare. Sì, quindi, sì, ecco, sì. Questa, se sapessimo apprezzare tante altre cose, tante altre forse anche, riusciamo ad apprezzare solo la buona cucina. Anche quella, perché anche quella ha un suo merito, anche se poi oggi praticamente con tutte quelle trasmissioni che si fanno in televisione sembra che tutti gli italiani debbano diventare degli chef. Dei chef. Una volta c'era scritto sul un popolo di eroi, combattenti, navigatori, adesso ci sarà un popolo di padelle e chef sui muri delle nostre città, speriamo di no. E poi ancora, genere di racconto Parlo anche dell'Abruzzo, che è la mia, io sono abruzzese, sono un romano di adozione, sono abruzzese e ci tengo molto ancora a ricordare questo Abruzzo e le sue tradizioni che in alcune parti sono rimaste intatte per secoli, e infatti parlo della strana panarda che si fa a Luco de Marsi, ininterrottamente, almeno storicamente, dal 1400, si è fatta anche durante la guerra, e che è una manifestazione di popolo veramente che ha dell'incredibile, che narro nel libro, così come quella ancora più strana, che è la processione che si fa a Cocullo il primo giovedì di maggio, in onore di San Domenico, nella quale viene portata in processione questa statua del santo, avvolta dalle serpi, che tutti gli abitanti nei giorni precedenti sono andati a prendere nelle campagne, e se le sono adornate, si adornano anche il capo. E queste serpi, per miracolo, non mordono, non danno veleno, eccetera. Ecco perché c'è questa tradizione da San Domenico, e per questo viene portata in processione tutti gli anni. È una cosa impressionante, perché vedere tutte queste serpi intorno allo stato e intorno a questi serpari è veramente incredibile. È una questione che risale ai tempi dei romani, perché addirittura in molte pubblicazioni anche romane, poi addirittura fino a D'Annunzio, si parla di questi serpari, insomma, nell'Eneide, in tante altre, però è una tradizione che rimane, insomma. Questa ed altre tradizioni sempre abruzzesi, fino ad arrivare poi a quello che e poi ce n'è un'altra che forse non è molto conosciuta, ma è quella del se si capita in un paese che è nella Valle Peligna, che è stato 2000 anni fa la prima capitale d'Italia, Corfinio, era la capitale della Lega Italica che sfidò Roma nella sua potenza. Quindi Corfinio è stata la prima capitale d'Italia. E sulle rovine di questa città è sorto uno straordinario monastero, di San Pelino. Un monastero valvense che fa veramente, ti dà ancora oggi la sensazione di quello che è stato all'epoca questa città. E lì ho trovato una delle cose più buone dal punto di vista gastronomico, visto che me l'ha ricordato, che è il cerasuolo, che è un vino che producono tra Vittorito e Raiano, questi sono i due paesi, che secondo me è il miglior rosato del mondo, non c'ha paragoni. E su questo ho calcato nel libro, perché almeno questo primato in Abruzzo vorrei che gli venisse riconosciuto. Insomma. E poi parlo un po' dell'attualità e della situazione che è derivata da questo sconvolgimento che c'è stato nel Mediterraneo, con quella improvvida iniziativa della Francia e dell'Inghilterra di cominciare a combattere Gheddafi, la Tunisia, l'Egitto e adesso la Siria.
e che ha portato poi uno sconvolgimento del Mediterraneo che non c'era, che fino a qualche anno fa non c'era. E tant'è che sostengo nel libro, e ha ragione, che l'ISIS, questo esercito islamico, è stato creato grazie ad Obama e agli europei che l'hanno finanziato. Nel libro dimostro perché. E poi, visto che nel contemporaneo si parla anche di omosessualità, anche questo è un argomento che trattiamo all'interno del libro. Ho dedicato un lungo capitolo a questo problema, non solo all'omosessualità, ma a tutto l'aspetto anche del gender, cioè, anche perché sono convinto che se non si chiariscono bene le cose tra le due posizioni, certamente si arriverà ad un conflitto. In Italia non c'è un'omofobia, secondo me non c'è un'omofobia generalizzata. Ci può essere qualche episodio omofobo, ma che non fa testo. Però bisogna stare attenti sia da una parte che dall'altra a non creare da una parte questa obbligatorietà di un riconoscimento e dall'altra invece una non volontà di riconoscere, quindi una omofobia indotta. E per questo ho dedicato parecchie pagine a questo problema, sperando che venga capito, altrimenti sono pronto a dare qualche altra spiegazione. L'aspetteremo con ansia. Bene. Magari con un altro libro edito da Book Sprint. Bene. E allora, questo saggio politico, Le false verità, 70 anni d'Italia al vetriolo. Grazie infinite, Vitaliano Amiconi, per essere stato con noi. Grazie, speriamo che i lettori mi perdonino. Ti leggeranno con piacere.